imprenditore o cassiere? Ma in che senso, Robin? Scusa, spiegati meglio. Nel senso, io sto qua su quest'isola un po' sperduta del Messico che si chiama Holbox, e l'impressione che ho avuto vivendo qua più di un anno è che qui, come forse in tantissime parti del mondo, non esclusa l'Italia, non c'è una crescente cultura imprenditoriale incentrata sul servire i propri clienti e sull'offrire un servizio che aiuti a risolvere i loro problemi. Poi c'è una cultura, secondo me, in crescita del cassiere. Del cassiere stanco, anzi direi. Cioè, la filosofia è quella del fammi incassare il più possibile facendo lo sforzo minore possibile. Che da un punto di vista umano ci può anche stare, non è che suona come una pazzia totale, però poi quando tu sei in qualche modo la vittima di questo sistema, di persone che lavorano, si comportano e interpretano il loro ruolo nella vita e nel lavoro in questa maniera, ti cascano un po' varie cose, no? Perché in questo modo la cultura imprenditoriale, non so come la vuoi chiamare, è ridotta completamente all'osso, e affrontandola in questa maniera il suo unico elemento portante è non fare sforzo a incassare soldi, non importa come o con che qualità. I soldi e i propri interessi per il cassiere stanco vengono prima di tutto. Tu dirai, ma tu da che te ne sei accorto? Perché c'hai il dente così avvelenato per questa situazione? Allora, la storia è semplice. Suonando come DJ in tanti locali diversi e come persona che vive qua, che frequenta amici, turisti, che quindi va a mangiare in posti diversi, ristoranti diversi, in trattorie e osterie del posto, ho visto come in generale funzionano le cose e qual è la filosofia e l'approccio adottato nel gestire questa attività. Prendo il primo esempio che mi viene in mente, e che è un bellissimo albergo in zona centrale con terrazza, ristorante, bar, mini piscina, vista sul tramonto, dove io ho lavorato come DJ per 6 mesi, qualcosa del genere, insomma per un bel periodo di tempo, finché mi sono scassato e me ne sono andato io. Dice, ma perché te ne sei andato? Proprio per questa cultura del cassiere stanco che non sopportavo intorno a me. Mi sento parte integrante dei posti dove lavoro e ci vado con l'idea che siamo lì io, i camerieri, i cuochi e i manager, a lavorare tutti nella stessa direzione per lo stesso scopo. Quando scopro che non è così, mi fermo, non è che mi va bene qualsiasi cosa, perché io non mi sento cassiere stanco, non vado lì solo per i soldi e poi chi se ne frega di tutto il resto. Quindi quello che ho notato è che in questo posto andavo a mangiare e mi portavano un piatto delizioso, ma non c'erano le posate. Non c'erano le posate, nel senso, me lo mettevano sul tavolo e poi se ne andavano ed era tutto ok. Ma dico, ma scherziamo? Perché può capitare una volta, ma quando capita 5 volte su 10, allora c'è qualcosa che non va bene. Ma poi non è che mancavano le posate, mancavano i tovaglioli. Ma i tovaglioli di default non ci stanno sul tavolo, quindi ti portano da mangiare, ma non ti portano i tovaglioli e non ti portano le posate. Dici, ma che succede qua? Che ogni cosa basica che dovrebbe essere già lì la devo chiedere? Ma tu non ci crederai, perché mica finisce qua. Ti portano da mangiare, non ci sono le posate, non ci sono i tovaglioli e non c'è neanche il bicchiere, così come e quello gli puoi dare pure una giustificazione, il sale, il pepe, gli stecchini, non c'è niente. Ma peggio ancora, non te lo chiedono, ma che vuoi bere qualcosa? Quindi non ti danno il bicchiere e o tu gli ordini da bere oppure t'attacchi. Ma non ho finito, non ho finito, stiamo solo a metà. E questo rappresenta non solo quel posto, ma la maggior parte, almeno il 50% dei posti dove mi capita di andare a mangiare. Il piatto che ordino,
ogni volta che lo ordino, anche il giorno dopo, è diverso dal giorno prima. È diversa proprio la ricetta, la quantità di sugo, gli ingredienti che vedi, quelli che li vedi, tipo ci sono tagliati dei cetrioli, oggi ci sono i cetrioli, domani c'è l'avocado, domani c'è l'avocado, dopodomani ci sono le carote. Ma dici, ma com'è possibile? Io ho ordinato lo stesso piatto, eppure. Ma non solo i contenuti del piatto sono diversi, anche il piatto fisicamente è diverso. Che dici, ma che te frega? Non me frega, però mi dice qualcosa questa cosa a me. Devo alzarmi e andare io a ordinare le cose, perché posso stare col braccio impalato per 5 minuti, non mi si fila nessuno, non vengono qua al tavolino, devo io andare là. Poi passano, quando tu me lo aspetti, ti giro un attimo a chiacchierare con uno, va, ti spazzano via tutto anche prima che hai finito. Per loro la meta ultima è spazzar via tutto, così stanno un passo avanti. Sono contenti di chiudere prima, che tu dai le capocciate al muro quando senti queste cose, perché chiaramente se tu fai il DJ sei lì per far star bene le persone, farle ballare, e quindi quegli altri che lavorano lì nel locale invece sono contenti di chiudere prima. Magari c'è il locale che è strapieno, loro ti fanno segno con la mano che attraversa la gola orizzontalmente, chiudiamo. Dico, ma come chiudiamo? La cucina chiude a mezzanotte, sono le 10, perché chiudiamo? No, chiudiamo. E tu allora vai lì sottovoce, discretamente, dici, ma perché chiudiamo? È pieno. Dici, perché sennò dobbiamo lavorare di più. Ah, per davvero? Cioè, che perché tu quando uno ti risponde così, che puoi dire? Puoi solo calarti nella realtà nella quale speravi di non essere e fare buon viso a cattivo gioco. Quindi loro sono contenti quando non ci sono clienti. Dice, come fanno a essere contenti? Sono contenti perché il locale non è loro. Quelli che ci lavorano sono gente che ha uno stipendio, prende dei soldi e quelli so. Quindi alla fine loro dei clienti, di come li servono, di come gli danno le cose, di quanto sono disponibili, non gli frega niente. A loro, nello spirito messicano che devo elogiare da questo punto di vista, piace divertirsi, cazzeggiare, fare festa tutto il tempo possibile. Quindi loro sono ben contenti di non lavorare di più, sono ben contenti di poter scendere e andare a far festa, di andarsene dalla situazione lì, o del fatto addirittura che non ci sono clienti, perché così siamo qua a cazzeggiare, non c'è niente da fare. Questa addirittura, voglio dare delle capocciate al muro, è la filosofia. Ma sono certo che non è circoscritta al Messico, qua forse emerge più chiaro e forte, perché questo è un paese, lo posso dire senza offesa perché gli voglio bene, in via di sviluppo, ma massacrato dallo sviluppo, e dove non c'è nessuno che semina cultura, cultura del lavoro, cultura dell'amore, cultura dell'ecologia, del tenere le cose come si dovrebbe. No, qua è un magna magna generale, diciamo, è un'americanizzazione all'ennesima potenza e alla massima velocità di tutto ciò che ti circonda. I poveri messicani, secondo me, non hanno avuto tempo di rendersi conto dove erano nati e da dove venivano le loro meravigliose tradizioni, e sono asfaltati da questa accelerazione, e quindi ne deriva questo risultato. Perché poi non voglio dire che gli americani sono in generale così rispetto al business, però quello che succede qua davanti ai miei occhi è questo. Quindi la filosofia è incassare più soldi possibili facendo il meno sforzo possibile. L'etica non esiste. Ti faccio un altro esempio, perché sono rimasto così di merda per questa cosa e non ho detto niente, perché poi alla fine gli voglio bene alle persone e capisco che gli manchi un tassello di cultura per rendersi conto che così si soddisfa un'esigenza primaria, immediata, un po' stile social media, ma però alla fine poi fanno del male a loro stessi, al loro business, alla loro cultura, all'idea che noi ci facciamo di loro. Sono andato a suonare in un posto nuovo, anzi mi sono offerto di suonare in un posto nuovo, perché è un posto bellissimo, dove purtroppo però c'è una gestione del tubo, cioè non solo queste cose che ti ho detto, ma peggio, nel senso vai lì e
tutti guardano, il capo ti guarda storto, non sorride, non vede opportunità, sembra uno che è destinato a dare bastonate agli altri. Insomma, vado in questo posto per suonare senza nessuna aspettativa, dono il mio tempo, la mia passione per la musica, eccetera, in cambio praticamente di niente, perché loro l'unica cosa che mi hanno offerto è: teniamo un po' da mangiare, poi quello che vuoi bere. Ma io di solito quando lavoro non mangio e bevo, e quindi così poi è, non gli faccio praticamente spendere niente se non nel darmi un paio di bicchieri d'acqua gigante. Allora chiamo un taxi, un golf taxi, per andare in questo posto, perché non è qua vicinissimo, saranno almeno un paio di chilometri e mezzo e ho diversa roba da portare. Quindi chiamo un golf taxi e chiamo tra l'altro un golf taxi conosciuto, quello di Nabor, che io penso sia un amico, perché lui ha fatto delle cortesie a me, io ho fatto qualche piccola cortesia a lui, ci salutiamo in maniera cordiale, gentile, sembra una persona buona, onesta, e da poco si è messo a fare anche il golf taxista. E allora gli ho detto: ma ti posso chiamare quando mi serve? E ho detto: certo, chiamami. L'ho chiamato. Allora gli dico: senti Nabor, devo andare in questo posto. Arriviamo in questo posto e tutto bene, tutto tranquillo, e guardo nella tasca dei soldi e, anzi, c'è lì, come arriviamo, c'è lì il padrone del posto e mi fa: come stai, che posso fare? Gli dico: beh, potresti far felice il tassista. Proprio come se gli fosse entrato un orecchio dall'altro, non so che ha battuto, che altro ha detto, però proprio esulato da questo discorso. Allora vado ad aprire la mia borsa, e perché questa è l'unica cosa che gli ho detto: senti, non mi dovete, cioè, non vi preoccupate, non vi stressate, ho capito che state nella filosofia del cassiere stanco, però il taxi almeno me lo pagate. Quindi sono andato ad aprire la mia borsa per non fare brutte figure, e mi è capitato un biglietto da 100, l'ho dato a Nabor, 100 pesos, e vedo che lui subito si dà da fare per prendere nella sua borsetta eventuale resto da darmi. Faccio: no, Nabor, non ti preoccupare, poi dopo mi vieni a riprendere, lo tieni come credito. Quindi quel viaggetto lì era meno di 100 pesos, che sono 100 pesos 4-5 euro, ok? Suono lì, faccio tutto quello che devo fare, finisce la serata, mando un messaggio via WhatsApp: Nabor, puoi venire a riprendermi? 3 minuti, si vede che stava già in zona. Arriva lì, io vado a chiedere i soldi a questi qua: ragazzi, c'è il taxi, mi date per favore? Inizialmente mi danno 100 pesos, io li guardo un po' storti, sia 100 pesos sia loro, dico: ma il taxi da pagare andate e ritorno? Quindi vado anche verso Nabor e gli faccio: Nabor, quant'è l'andata e ritorno? E mi avvicino pure e gli dico: oh, perché qua questi devono rimborsare, dimmi qual è il prezzo ufficiale di andata e ritorno, non mi sta a dire quanto io te devo a te che mi fai gli sconti, perché questi gli sconti non se li meritano. Fa: andata e ritorno 150 pesos. Faccio: ok. Torno indietro, vado da quelli là, faccio 150 andata e ritorno, quindi mi danno una banconota da 200 pesos. Io prendo la banconota da 200 pesos, la do a Nabor, e se la prende, se la inciucia dentro il suo marsupio, mi fa salire sul taxi, mi porta a casa, mi saluta, ciao. Cioè, Nabor mi ha detto a me che andate e ritorno è 150, 100 te l'ho dati prima, 200 te l'ho dati dopo, totale 300. Perché fai finta di niente e non mi dai quello che mi spetterebbe? Perché c'è questa mentalità del cassiere stanco: se te posso fregare e non te ne accorgi, ti frego. No, in maniera brutta, pesante, in maniera dolce, così famo finta che non me ne sono accorto che mi hai dato 200, che 100 mi hai dato prima. Poi se mi richiedi, certo che te li do, ma se non mi richiedi, che te devo dire? Questo è l'atteggiamento del cassiere stanco. Morale della favola: oh, qualsiasi lavoro si può fare, ma ci sono due maniere ben distinte di farlo. Una è per i soldi, senza interesse e senza etica. Quali sono le conseguenze? Perché non è vietato farlo così. Forse si guadagna, o per quanto mi riguarda si ha l'impressione di guadagnare un po' di più e con meno sforzo. Però ci si lascia dietro una gran cattiva impressione, e soprattutto tu
che lasci dietro questa cattiva impressione non lo vieni a sapere mai, perché nessuno, vedendo questo atteggiamento, ti viene a dire qualcosa a viso aperto. E quindi è una reputazione negativa che gira in silenzio senza che nemmeno tu lo sai. Non aiuta il passaparola, non aiuta la tua crescita, non aiuta il tuo business e di fatto, secondo me, invita i tuoi clienti a rivolgersi ad altri, perché poi alla fine questo fai. Come me ne vado, non ci vado più in quel posto là sulla terrazza con la piscina a suonare, non so se chiamerò ancora Nabor. Cioè, mi sta simpatico, però, ma, cioè, ma come, sei mio fratello, mi fai questi scherzi? Modo B per fare qualsiasi lavoro è invece perché è una missione, perché è un servizio che si vuole rendere agli altri e su cui di conseguenza si possono guadagnare soldi, perché ti dai da fare, vai incontro alle esigenze degli altri e quindi si possono guadagnare sì soldi, la propria reputazione cresce e devo dire anche un contributo a rendere migliore in qualche maniera, se fatto bene, il mondo in cui viviamo, perché no? Quindi ciò che distingue chi fa le cose per i soldi e senza etica, per soli interessi personali, volendo fare il minimo sforzo e cagando in testa praticamente i suoi clienti, da chi invece ha una missione, la differenza secondo me è l'interesse, la curiosità per i propri clienti e per come migliorarsi costantemente. Quindi, come posso distinguere un imprenditore in gamba dinamico da uno che non vale niente? Proprio dal vedere quale, verso questi due estremi, uno tende a seguire. Quindi non tanto dal vedere le novità, le innovazioni, le cose che dice o i cambiamenti che fa, perché questi di per sé non sono indicatori di progresso, non sono indicatori di miglioramento o di maggior fatturato. Ciò che è indicatore di un imprenditore in gamba, dinamico, con dei valori, dei principi, un'etica e quindi con passaparola, reputazione in crescita e penso anche fatturato, è il quanto si interessa realmente a capire e soddisfare le esigenze dei suoi clienti, che non va dritto per una strada che ha deciso di intraprendere, perché questa è e non me ne frega niente di quello che dicono gli altri. Quindi, in parole povere, concludo, quello che in pratica ciascun imprenditore degno di tale nome dovrebbe fare è domandare ai suoi clienti come posso migliorare. Qualsiasi lavoro tu faccia, che tu sia uno scrittore, un fisioterapista, un meccanico di moto o un architetto, non cambia. Se tu vuoi distinguerti da questa massa informe di approfittatori della vita e del lavoro con la L maiuscola, danne dimostrazione a te stesso e ai tuoi clienti domandandogli direttamente come posso migliorare quello che faccio, con sincera curiosità. Se tu fossi al posto mio, cosa cambieresti per migliorare le cose? Questa domanda marca una linea precisa di separazione fra cassiere stanco e imprenditore con i contro. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend, dedicato a tutti gli imprenditori indipendenti che vogliono riuscire a comunicare in maniera più efficace, condividendo vero valore e coltivando relazioni di lunga durata. Ti invito a seguirmi attraverso la newsletter Trustable, sui canali Telegram Robin Good Italia, dandomi feedback, commenti, critiche, facendomi domande sul gruppo aperto a tutti, sempre su Telegram Robin Good Podcast Feedback, e infine prendendo in considerazione la possibilità di sostenere attivamente, concretamente, tangibilmente quello che faccio, diventando un mio piccolo sostenitore o sostenitrice su patreon.com.